Cari amici, buongiorno, ben ritrovati. Siamo di nuovo insieme anche questa mattina per trascorrere un po' di tempo qua da Telepace per incontrare alcuni amici e seguire il flusso delle notizie di questa giornata e anche scoprire qualcosa in merito al nostro territorio e alla festa di domani. Domani è festa della mamma e questo lo ricorderemo, sarà un incontro in particolare che faremo. Ma iniziamo il primo collegamento con Don Franco Isetti. Buongiorno Don Franco, come stai? Buongiorno, Buongiorno. stai bene? Tutto bene? Eh sì, grazie a Dio. Sì, ma ad oggi. Allora, Don Franco, per tanti anni responsabile dell'ufficio liturgico della diocesi di Chiavari, adesso di cosa ti occupi? Museo diocesano, almeno quello è impegnativo, però ci sono meno attività. Impegni vivaci, insomma. In questo momento sappiamo tutti i musei sono chiusi, si Chiusi, profila. sì, fino a nuovo avviso. Io penso che fino al mese di giugno inoltrato se rimarremo in attesa, ecco. Ecco, allora intanto puoi dirci, non potendolo visitare, ricordarci quali sono alcuni dei tesori custoditi dal nostro Museo Diocesano. Ma sono moltissimi, abbiamo circa 200 opere esposte. Il Museo Diocesano nel vero senso della parola, perché ci sono oggetti o beni culturali che provengono da tutta la diocesi, a cominciare dalla cattedrale, ma non è soltanto il museo della cattedrale, ma il Museo Diocesano, e questo non è sempre facile riscontrarlo nell'esperienza nelle centinaia di musei della Chiesa italiana. E il nostro museo si articola in due sezioni, la sezione A, piano primo del Palazzo Vescovile, e la sezione B con le grandi teleopere che sono annesse nella galleria della cattedrale. Ecco, e quali sono i pezzi più pregiati? Ma pregiati ce ne sono, a cominciare dal 1200 in poi, sono opere pittoriche. Penso al grande politico proveniente dall'abbazia di Borzone. Ora nell'abbazia c'è la copia, ma fine 1400, Sant'Andrea, i Santi, e poi diverse icone della Madonna, la Madonna che proviene da Moreglia, la Madonna, altro quadro dipinto della chiesa di San Giovanni. Poi abbiamo il baldacchino del 1500, dono dei Ravaschieri, dei Costa Guta, e poi la croce di Papa Innocenzo IV. Se pensiamo che al Metropolitan di New York viene custodita la custodia, la scatola che conteneva, ma noi possediamo la croce. Ogni anno viene portata nella Basilica ancora oggi di San Salvatore la croce di Papa Fieschi, che risale al VII secolo. Poi nel 400 furono aggiunte le parti ulteriori, i lati, però è una croce che è possibile davvero appartenga il legno alla croce di Cristo. Ci sono tutte le ipotesi serie su questo. E poi parati, paramenti e quant'altro. E occorre visitarla, vengono custodite le pergamene della fondazione della diocesi. E il calice proprio della tua parrocchia di Rupinaro, seppure recente, dell'inizio del Novecento, col quale ha celebrato Papa Giovanni XXIII. Conserviamo la campana, una delle campane più antiche della Liguria del 1300, proviene da San Giorgio di Oneglia e quant'altro. Merita la visitazione. Bene, grazie. Questi sono alcuni tesori. Allora, per
Per ora è possibile vedere alcune immagini sul sito, lo trovate sul sito della diocesi, c'è riferimento. Ma è sempre aperto, quando sarà riaperto, al mercoledì e alla domenica dalle 10 alle 12, oltre a aperture straordinarie anche guidate, perché è davvero una proposta di evangelizzazione. Non è tempo perduto questo, è una lettura. Proprio il Papa nei giorni scorsi diceva che la bellezza fa parte del credo cristiano. E questa affermazione ci dovrebbe far riflettere abbastanza. Qualche volta siamo trasandati e trascurati, perché Dio è bello, bello e buono. Ecco qui un tratto del baldacchino, questo è un altro. La sala dei parati, dei paramenti, ecco, questa è la Madonna, Madonna che proviene da, è custodita, ma da San Giovanni Battista. Ecco, questa cosa che ci ricordavi del Papa sta insieme con un'altra cosa che diceva in questi giorni sul fatto che la vita della comunità cristiana si articola in una storia, no? E qui vediamo anche un percorso della storia Certamente, che viene da certamente. lontano, la storia di un popolo, la storia di un cammino che ci indica. È un linguaggio. Sappiamo che nel 600 ha iniziato a dipingere sulla tela, non più sulla tavola, perché il problema è la conservazione sulle tavole, che sì, l'umidità o il tempo secco è rovina, quindi abbiamo sempre l'impegno a custodire una quota di umidità costante, e quindi è abbastanza impegnativo da questo punto di vista. Ecco, Don Franco, proprio venendo al tema della storia della nostra comunità, vorrei chiederti qualcosa perché il 25 aprile abbiamo festeggiato la liberazione ed è anche il momento questo in cui abbiamo ricordato nella Resistenza anche la figura di Don Bobbio. Tu l'hai conosciuto? L'ho conosciuto, sì, io appartengo un po' al numero dei veterani reduci della Seconda Guerra Mondiale e l'ho conosciuto e ho servito perché la storia è molto, molto sofferta, è stata una vera pandemia, cioè vivere l'attimo presente in modo imprevisto e imprevedibile. Io ero ragazzo, seconda, terza, quarta elementare, e quindi ho vissuto forse in una maniera abbastanza, come dire, baldanzosa, ma in mezzo ai rischi. Si diceva: Chiavari non bombardano, Genova sentivamo quando con mio papà sono andato una volta a Genova, mi sono impressionato vedendo quel centro, Piazza De Ferrari, con gli edifici svuotati dai bombardamenti, però è a Chiavari e hanno bombardato quel giorno. Io ci hanno mandato a casa, facevo la seconda elementare, suona l'allarme, andati a casa. Sono uscito, poi io abitavo in via Bancalari, la via dove sono i carabinieri, via Francesco Bancalari. Io leggevo un po' il nome, mi medesimavo, via sacerdote. Lì anche un segno, poi sopra di me c'era un santo sacerdote, Angelo Franchini, cieco, il quale era un'anima di Dio. Quando facevo il buono, ero buono, mi faceva vedere un calice, che forse non era neppure considerato oggi molto prezioso, ma per allora era. E ho vissuto quel momento di suona l'allarme, andiamo a casa, io scendo A scuola dove andavi? Dove e eri a scuole scuola? pubbliche qui in via di fronte agli asili, la scuola via del Pino, Via del Pino, sì. via del Pino. Quindi a casa sono sceso a giocare a biglie con mio in piazza Cademartori, lì, e passavano gli aerei, andavano a Fidenza, l'abbiamo saputo poi dopo, Fidenza secondo
secondo miraggio era Chiavari, per Venezia c'era nebbia e a un certo punto bombardamenti. Abbiamo sentito, siamo scappati dai portoni, io poi sono andato, ho fatto quei 50 metri, sono andato a casa, mia mamma con mia sorella e mio fratello in braccio erano fuggiti da mia zia su che abitavano, avevano l'officina verso l'ospedale. Io ho chiuso la porta e poi sono andato su, ho attraversato Caruggio, adesso non lo farei più, ma quei tempi sono rimasti una novantina di morti quel giorno. Abbattuto piuttosto verso Corso Dante, però il giorno dopo, nella notte, abbiamo vegliato tra gli ulivi. Il giorno dopo, con mio papà, adesso narro un po' troppo, ma con mio No, papà, che era interessante, tassista alla interessante. stazione, aveva il taxi e ci ha caricati tutti. Ci siamo caricati sul taxi. Siamo andati nell'Alta Val Graveglia, dove c'erano dei miei parenti, a Statale. E lì siamo vissuti un anno e mezzo. Mia mamma veniva giù una volta al mese con altre quattro o cinque, e per la tessera lunare dovevamo ricevere i viveri a piedi, una trentina di chilometri, anche più. Un giorno, scusate se sottolineo questo fatto perché mi è rimasto impresso, noi eravamo su. Non potevamo muoverci e a Prisolino, una camionetta di tedeschi, ferma queste 4-5 donne, dove andate? Andiamo a Chiavari. E non ci hanno creduto, hanno creduto, l'ha messa al muro, ha mandato a chiamare il parroco di Zerli perché venisse a dar la benedizione, una è svenuta, poi mia mamma mi raccontò questo e allora l'hanno caricata sulla camionetta e l'hanno portata. Quando sono arrivati alla Madonna del Ponte, suonato l'allarme, i tedeschi hanno fermato la camionetta e queste sono scappate. E quindi sono ritornato. E mio papà ha nascosto la macchina in una cascina, il taxi in una cascina. E quindi abbiamo vissuto questa realtà. E lì a Statale ho conosciuto Don Bobbio, perché ero chierichetto, allora si diceva istantaneamente, ed era il giorno dopo Natale. Ricordo che aveva i paramenti rossi, noi eravamo chierichetti, che passava clandestinamente perché certo, e andava a Valetti oltre il monte e gli abbiamo servito messa. Mi ricordo alcune particolarità, quando si è ragazzi, bambini addirittura, e queste cose si notano, e che baciava l'altare, mi è rimasto impresso, ecco. E poi è andato dopo 3 giorni dopo. L'hanno arrestato perché si alternavano le presenze dei tedeschi, dei fascisti, dei partigiani. Hanno ucciso parecchi che io ho conosciuto. Noi scappavamo quando arrivavano i fascisti nei boschi sopra il paese, le strade mulattiere, in un casolare nel fieno, noi e una famiglia, io, mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, e una famiglia di Genova. Nostri amici sfollati anch'essi con due figli nel fieno di notte, quando i tedeschi hanno bruciato, sono venuti su, prima i fascisti hanno bruciato il paese, poi i tedeschi, e si sono venuti nei boschi, hanno visto un casolare abbandonato, hanno sparato per vedere se c'era qualcuno e per fortuna siamo stati zitti, tutti fermi per mezz'ora nel fieno, fermi per timore che ci scoprissero. Quindi è stata tutta una pandemia davvero gestita bene, perché è andato tutto bene, almeno per noi, ma noi abbiamo avuto, era sfollato in paese Don Livio Beatini, che era vice parroco a Santa Maria di Nazareth ed è venuto su con un gruppo di suore della presentazione e quindi abbiamo vissuto anche un'esperienza religiosa costruttiva. Don Franco, raccontaci ancora qualcosa di Don Bobbio, di quello che ricordi, di quello Don che si Bobbio. sapeva di lui e quello che poi hai scoperto di lui Sì, dopo. ma Don Bobbio era un
Bravissimo sacerdote, io l'ho conosciuto in quel momento lì, però se ne è parlato prima perché si sapeva che curava la sua parrocchia, parrocchietta, la parrocchia di Valletti, Sant'Anna, che attirava da tutti i paesi, la festa di Sant'Anna andavano in pellegrinaggio da tutte le parti e qui si trovava questo, in allora Don Bobbio. E poi dopo la morte, perché è stato arrestato, la mamma gli aveva detto: arrivano i fascisti, scappa, nasconditi. Lui ha detto: ma io non ho, diceva, non ho fatto nulla di male, e l'hanno arrestato, portato a Chiavari, Monsignor Casabona, il vescovo, e poi Monsignor Botto, il rettore del seminario, caro generale, sono andati da Spiotta per cercarne. Spiotta era il capo dei fascisti, per cercare di liberarlo. In pochi giorni l'hanno fucilato presso il cimitero di Chiavari, al poligono di tiro. E quindi io l'ho conosciuto lì e una settimana dopo abbiamo saputo che l'avevano fucilato, ma avevano arrestato altri sacerdoti. Il parroco di Statale era fuggito anche lui, tant'è vero che era venuto il curato, sfollato da Sesto Levante. Quindi davvero oggi mi pare di vivere. Allora ero bambino, non mi rendevo conto, se non sono in maniera un po' una pandemia vera e propria. E oggi incertezza, il futuro, non sai, vivi l'attimo presente e sei nelle mani di Dio, ma l'importante è rendercene conto di queste cose, che sono cose serie che segnano la vita e segnano la storia. Ecco, questo che hai vissuto di allora ha quindi delle assonanze con quello che viviamo oggi. Certo, oggi non c'è un nemico che spara, non c'è, L'incertezza è l'incertezza, è dici. proprio l'imprevisto, l'imprevedibile, la paura che a loro ho vissuto da ragazzo e quindi adesso la vedo sotto un certo aspetto con più responsabilità. Perché quando si è ragazzi non sempre si riesce a percepire la profondità, anche se ci sono i morti, giravano i partigiani, i fascisti. Ricordo quando in casa eravamo scolati, appunto, è arrivata una pattuglia di tedeschi, sono rimasti 3 o 4 giorni, sono venuti a casa a rovistare nei cassetti. Poi hanno visto che eravamo ospiti e quindi non hanno insistito, ma hanno trovato, scusate questo particolare, un sacchetto di zucchero bianco che mia mamma conservava per le circostanze particolari, perché allora lo zucchero era molto grezzo. E hanno preferito il sacchetto di zucchero bianco a quell'altro e se l'hanno portato via. E noi eravamo in una casa che era di proprietà di una famiglia che aveva i figli nei partigiani. E quindi avevano nascosto anche mitra nel solaio e i tedeschi dicevano: cosa essere qui? E noi abbiamo detto: non sappiamo, no? E non sapevamo, abbiamo saputo poi dopo, passavamo tutti all'altra vita. E sì, oggi c'è forse un altro clima per un'incertezza del momento presente, che loro ho vissuto da bambino, adesso sotto un certo aspetto. Da veterano la soffro di più ancora, perché vedo l'incertezza di tante situazioni, di tante che speriamo che il Signore ci dia forza, grazia per superarla. Del resto ero vivace in allora, adesso poi con gli anni ricordo quando la persona di servizio di quel sacerdote che abitava sopra di me mi ha detto: quando ritorno ti porto le caramelle. Io devo aver aspettato qualche tempo, poi sono uscito di casa senza dire niente a mia mamma, ho attraversato il Caruggio, questo me lo ricordo molto bene, di essere passato davanti al cinema. Si chiamava Centrale allora, adesso in Piazza Mazzini,
non c'era il mercato, ho visto una grande statua nera, Mazzini, che mi ha spaventato. Io per un tempo, parecchio tempo, poi mi sono svegliavo di notte urlando, vedevo un uomo nero sul muro. Poi sono andato, certamente ricostruisco in via Cittadella, sono arrivato sotto il prono della cattedrale, era estate perché ho tirato una tenda, quindi era estate, ho visto la Madonna dell'Orto così, poi c'era una signora, l'Abruzzone, e la mamma di quell'Abruzzone che è stata per tanti anni collaboratrice di Donando, che poi eravamo della stessa parrocchia di Rupinaro, Donando aveva 16 anni più di me, e questa donna mi ha visto lì, questo bambino che girava, e mi ha portato da mio papà che era ta al taxi alla stazione, chissà dove sarei andato, non lo so, però ecco, adesso dico queste cose quasi per disincantarmi un po', però la situazione poi l'ho vissuta per grazia di Dio, mi sono trovato molto bene con i parroci, in parrocchia c'erano i tre Luigi, oggi sei parroco tu, loro c'erano i tre Luigi, Luigi Marinetti che era una istituzione di Varese Ligure, Sant'Uomo, il vice parroco Luigi Mazzantini e poi il sacrista Luigi Sanguinetti, tre Luigi, e siamo cresciuti lì e con questa attenzione, con queste precauzioni, ma molto bene. Ricordo quando poi sono entrato in seminario, dalla prima media, perché eravamo stati curati abbastanza bene, educati, eravamo ministranti. E ricordo durante le vacanze il prevosto Marinetti, quando andava a salutarlo all'inizio, mi intratteneva sempre, ricordo tutte le volte, ripeteva, extra, extrema gaudi, luctus occupat. E cioè il troppo divertimento, la distrazione verrà sostituita dal Dal lutto. lutto. E questo me lo ricordo perché tutte le volte lo ricordavo un uomo di sapienza sacerdotale, ma umana, era un po' il parroco dei poveri, da loro era riconosciuto come parroco dei poveri. Ecco, ed era una parrocchia. Ah, ce lo sarà anche adesso, poi non l'ho più seguito, ma sono stato battezzato lì 16 anni dopo Donnando, quindi eravamo, io un po' soprattutto poi la sorella e il fratello, ci hanno fatto il catechismo, la mamma, abbiamo vissuto così, ma eredi di quella guerra che aveva preoccupato davvero molto. Ecco, e la fase del dopoguerra. Noi adesso stiamo parlando di questo periodo, certo noi non stiamo attraversando una guerra, stiamo attraversando un periodo di grande incertezza dove abbiamo capito che non abbiamo il controllo della situazione come ci illudevamo di avere, forse era una grande illusione quella che avevamo, no? Parlavi della distrazione, la distrazione dalla realtà della vita che non è nostra proprietà, ma ci è affidata, di cui abbiamo tutta la responsabilità. Ma non abbiamo il potere su di essa, non abbiamo il controllo, no? E allora il tempo della ricostruzione, gli anni successivi, come si sono svolti? Tu hai vissuto proprio il tempo in cui l'Italia è uscita dalla distruzione della Seconda Guerra Mondiale e è diventata quella che poi è E ciò che io conosciamo poi in adesso. seminario c'era ancora un metodo molto, non dico rigido, ma molto serio, con difficoltà anche sul piano certamente economico, quindi i nostri superiori penso abbiano fatto salti mortali lo ricordo come un tempo bello comunque. E ho avuto come vescovi allora Monsignor Casabona e poi Monsignor Marchesani, quando ero in seminario, nell'ordinazione, eravamo un'ottantina, guidati bene, sostenuti, certamente era la minestra quotidiana, ecco, eravamo molto
molto guidati, con metodi che oggi non sarebbero più opportuni, ecco. Però siamo sopravvissuti, forse c'è stato il passaggio dalla guerra alla pace, c'è stato questo passaggio. Esternamente sono il tempo delle elezioni, adesso non entro nei particolari, ma siamo stati, comunque il seminario è stato un periodo serio, serio, e che ci ha portati avanti fino all'ordinazione del... E tu hai conosciuto Don Nando nel momento in cui dava vita al villaggio del ragazzo? Sì, ha aperto al Villa Parma a Lavagna e giù dove adesso sono le Giannelline, c'è la casa di cura delle Giannelline, annessa al monastero delle Giannelline, e quindi con Don Nando andavamo qualche volta. Non ho mai frequentato abitualmente il villaggio, ma qualche volta andavamo a Villa Parma e era stato vice parroco su verso nel Varese Ligure a Carco da quelle parti, e poi un anno credo o due, e poi è tornato, ha istituito Monsignor Casabona, il quale era molto molto saggio, molto prudente, ripeteva sempre Santa Pace, non scherzavamo, però insomma era un uomo. Poi Monsignor Marchesani, che dalla terza media in poi ci ha portato avanti con sapienza, il rettore, prima Monsignor Botto, poi Don Dall'Orso e quant'altro. Ecco, Don Franco, in questo tempo nettamente diverso da quello di allora, ci è chiesto comunque di guardare con fiducia, con la stessa fiducia in avanti, e di riconoscere che ci sono delle cose che forse abbiamo scoperto, riscoperto in questo tempo di importanza, di valore, no? Secondo Certamente te qual sì. È la cosa più da tenere a memoria, di cui non perdere la memoria di questo tempo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo? Ora siamo in una fase di allentamento, ma il rischio è ancora persistente. Qual è la cosa secondo te più da custodire, da dire questa non perdiamola? Che la vita è bella, ma per essere bella deve essere vera. Devi esprimere te stesso, tutto te stesso, nella verità. E deve diventare un servizio. Molte volte c'è il rischio di cercare i beni per sé. Cerco i beni, tendo al meglio per gli altri, con gli altri. Non sopra gli altri, avrebbe detto Paolo VI all'ONU la prima volta con Montefice, davano non essere sopra gli altri, non sotto gli altri, ma gli uni con gli altri, gli uni per gli altri. E qui dobbiamo cominciare paradossalmente da zero, Dio permettendo e gli uomini suoi, dopo una pandemia del genere, comprese le nostre frequentazioni liturgiche, perché i cosiddetti riti. Stavo leggendo in questi giorni una traduzione di un testo inglese, veramente, di un liturgista americano, che ha titolato il suo saggio appena uscito Riti corrotti. Poi ha cancellato corrotto e ha messo riti corretti, il titolo proprio in prima pagina, e poi svolge queste realtà. Dobbiamo davvero cercare di essere genuini, veri nelle nostre realtà. Quando parliamo di riti ci chiudiamo in noi stessi, ma no, rito è una parola bella, rito vuol dire ordine. Rito è, nella lingua indoeuropea, significa l'ordine degli astri. Ecco, rito vuol dire bellezza, celebrare la bellezza, che non vuol dire allora essere stucchevoli o essere originali, non originali, originali. Non vuol dire questo.
in una ricerca di una università di California è detto che nella comunicazione la parola vale un 7%. Un 60% è il tono della parola, il tono, e poi il resto è il gesto, il segno, il comportamento. Noi dovremmo andare un po' alla ricerca della bellezza, ricostruirla dopo la catastrofe della pandemia. Vediamo di ricostruire in bellezza. Adesso lo faremo con sacrifici, mi sento abbastanza costretto in questa attenzione, un metro e mezzo. Speriamo di non fermarci a questo, che pure è necessario, lo ricordo, di non fermarci su questo, ma di servirci di questa situazione drammatica e tragica, a mio parere, per rimetterci in piedi con serenità. Forse c'erano alcune cose, senz'altro c'erano, da correggere. Possiamo dire che la tragedia potrebbe essere un segno della provvidenza, che Dio, vorrei dire, che Dio ce la mandi buona, ma dipende dagli uomini suoi. Accoglierla. Tanto la nostra regia ci faceva vedere qualcosa di bello mentre parlavi, Don Franco, ci ha fatto vedere il panorama con il promontorio di Portofino in questa giornata luminosa, e questo credo che possa far bene soprattutto a quelli che sono in casa e che non possono godere di questo panorama, neanche noi, però noi siamo in uno studio televisivo, ma abbiamo l'occhio esterno con una webcam che ci consente di vedere ciò. Bene, grazie Don Franco allora di quanto ci hai grazie detto. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie anche dei ricordi che ci hai portato a conoscere e di questa vicenda che è lontana nel tempo, ma ha alcune assonanze anche con quello auguri, che stiamo vivendo. Auguri, vuol dire crescere insieme. Grazie Don. Ciao, buona giornata. Ciao. Allora, bene, rientriamo. Cari amici, abbiamo sentito la testimonianza di chi è passato attraverso una storia che sembra lontanissima, eppure la nostra terra è passata di lì, queste fucilazioni, tutta questa sofferenza, dover scappare sui monti, le tessere annonarie, forse qualcuno non sa neanche cosa sono, erano dei cartellini che consentivano di avere un certo quantitativo di cibo limitato, con un razionamento, e poi c'era accanto il mercato nero, cioè quelli che vendevano le cose che erano fuori dalla distribuzione organizzata dallo Stato, e poi questa persecuzione per coloro che erano ritenuti nemici e che venivano passati per le armi, quindi senza tante discussioni, con dei tribunali sommari e quando c'erano. E abbiamo sentito anche la vicenda che conosciamo, peraltro, di Don Bobbio. Veniamo ora a, vi dicevo, domani, festa della mamma, cominciamo a fare gli auguri a tutte le mamme che sono in ascolto, e abbiamo collegato con noi Giovanni Dall'Orso, che è presidente del Baliatico. Buongiorno Giovanni, anche tu sei nella natura, vedo. Buongiorno. Buongiorno, sì, un bel sole, ecco. Questa mattina, sì, finalmente si può ricominciare un po' a tornare a contatto con la natura e col creato, e quindi è un piacere. Sì. Una meraviglia. Giornata bella, e quindi la godiamo. Giovanni, volevo dirti che ti abbiamo chiamato perché domani è la festa della mamma. Allora, il Baliatico si occupa dei bambini e delle loro mamme anche. Esattamente, sì. Allora, nasce proprio per assistere le mamme. Nasce per assistere i bambini, ma ovviamente attraverso le loro mamme. Soprattutto erano le mamme che non avevano il latte e quindi dovevano essere curate in modo particolare questi bambini, perché all'epoca non esisteva il latte in polvere. E quindi c'era proprio previsto questo servizio di balie. Le balie proprio, c'erano queste mamme che aiutavano altre mamme. C'era già un bel segno di solidarietà all'epoca. E il Baliatico si preoccupava di coordinare questa attività. Ecco, oggi c'è il latte, stavo dicendo sintetico, artificiale, non sintetico, c'è il latte artificiale, quindi questo problema è risolto per un verso, perché comunque il seno materno, il seno di una donna non sostituisce, non è sostituito dal biberon,
c'è tutta una porzione di affetto. Si dice che alcune cose passano attraverso il latte materno, no? Quindi sono comunicate dall'amore della mamma o di chi fa da mamma, e quindi questa è una grande ricchezza. Ma c'è il baliatico, si occupa di provvedere a quello che serve per la crescita dei bambini fino ai 3 anni. Esattamente, sì, che è proprio il primo periodo, quello dell'allattamento e poi dello svezzamento. E quindi da parte dell'istituto c'è proprio il seguire le mamme in questo percorso, soprattutto le primipare, quelle che sono al primo bambino, che in certi casi hanno poca esperienza e quindi hanno bisogno proprio di conoscere le modalità, i tempi, per evitare magari di arrivare fino oltre i 3 anni ancora con l'allattamento al seno o con l'allattamento artificiale, solo perché può essere una modalità comoda, però non permette al bambino di prendere le sue autonomie, per esempio. Ecco, e in questo tempo, la volta scorsa ci hai fatto vedere com'è la struttura dell'istituto all'interno, in questo tempo com'è andata la distribuzione dei beni che provvedete e come sta andando la necessità, l'esigenza del territorio? C'è stata una grande richiesta e grande bisogno. Ringraziando il Signore, il Banco Alimentare ci ha sostenuto. Abbiamo collaborato anche con il Comune, con i servizi sociali nel momento di raccogliere le domande, con un servizio, diciamo, di segretariato, quando c'era da raccogliere le domande per avere i buoni spesa del Comune. E allora abbiamo collaborato con due linee telefoniche per raccogliere queste domande tutti i giorni. 3 ore al giorno raccoglievamo le domande per poi inoltrarle al comune. Le mamme nostre assistite o anche altre mamme che si sono rivolte a noi hanno ricevuto un sostegno con appunto questi viveri diciamo in abbondanza che abbiamo ricevuto anche da donatori privati, abbiamo ricevuto anche da associazioni, da piccole anche associazioni, ci hanno fornito latte in polvere, anche l'associazione femminile italiana, quella diciamo del Telefono Donna, ha fornito a noi un sostegno sotto il punto di vista di pastina, creme, fazzoletti diciamo umidi, le salviette umidificate, e quindi tutto questo è stato possibile poi mettere a disposizione sia dei nostri assistiti sia di mamme che ci chiedevano un sostegno. Abbiamo proseguito l'assistenza in tutti questi mesi e ancora al momento proseguiremo con modalità private, cioè con appuntamenti singoli, proprio per evitare assembramenti che non sono permessi e comunque non sarebbero salutari, e quindi cerchiamo di evitarli al massimo, anche con cautele nei confronti dei nostri volontari che vengono. Ora abbiamo anche ripreso il sostegno da parte dei volontari, e come ovviamente con i dispositivi necessari. Le mamme che vengono proprio mostrano questo grande bisogno e difficoltà in questo particolare momento. Vedi proprio l'accudimento di madre che si preoccupa di non avere proprio il sostegno base per poter permettere al proprio figlio di soprattutto non avere fame, che è la prima cosa, ma anche di vivere un momento come era questo di limitazione in modo accettabile. Quindi magari ci veniva richiesto un piccolo gioco o una biciclettina, anche solo per un triciclo per girare per caso, un monopattino, e noi tutto quello che abbiamo nei mesi scorsi ricevuto che avevamo a disposizione, l'abbiamo consegnato seduta stante proprio per permettere in un momento così di difficoltà, anche se poi i bambini sappiamo tutti che si organizzano meglio degli adulti, però comunque di disagio rispetto insomma al momento, anche per loro, di riuscire a viverlo in un modo più sereno. Allora, in questo senso c'è un appello anche che rivolgiamo. Dicevi, le mamme che vivono questa situazione con sofferenza più dei bambini, perché il bambino accoglie con molta più semplicità. Allora facciamo un appello anche a coloro che magari non hanno ancora avuto il coraggio di chiedere, perché magari si sono fatte un po' schermo del dire ma chissà, forse ce la faccio. Ecco, siccome il tempo ormai è abbastanza lungo quello del lockdown, di questa emergenza. Allora, vuoi ricordare come si può accedere ad un contributo ricordando i termini, il fatto dei 3 anni e poi quelle che sono le prestazioni che voi offrite? Se ci fosse qualcuno che in questo momento si trova in necessità e può essere
nel bisogno e voi potreste probabilmente dargli una mano, o comunque trovare una strada per, attraverso anche altre strutture, cioè vicino ai servizi sociali del comune. Come può fare qualcuno che può trovarsi in difficoltà, o se qualcuno conosce altri che possono essere in difficoltà? Certo, questo, noi abbiamo sempre la nostra segretaria tutte le mattine dei giorni feriali, dalle 9 alle 12, alla quale rivolgersi per avere le informazioni, sia per essere assistiti, sia anche per un sostegno, anche se uno non avesse tutte le caratteristiche, perché magari è residente in un comune troppo lontano per essere da noi assistito col nostro buono spesa, però ovviamente mettiamo a disposizione gli alimenti che abbiamo, l'eventuale latte in polvere se ce l'abbiamo disponibile o quant'altro possa occorrere per l'immediatezza. Ecco, il soccorso dell'immediatezza lo mettiamo a disposizione per chiunque si rivolga a noi, ovviamente che abbia delle condizioni di necessità, ecco, non il semplice così soddisfacimento di fare la spesa. E le mamme, i bambini per essere assistiti dall'istituto devono essere nati e residenti sul nostro territorio e devono avere un ISEE sotto i 6.000 euro. Queste sono le caratteristiche principali e di base. E quindi poi possono telefonare, appunto, come avevo detto, alla segreteria alla mattina, o in questo momento fissiamo degli appuntamenti, perché anche per fare la domanda d'assistenza bisogna ovviamente fare un incontro personale singolo, e quindi il telefono è 393 700 702. Tutte le mattine si può chiamare questo numero, o si fissa un appuntamento, viene concordato un momento per, anche solo per la consegna di viveri di prima necessità. Allora ricordiamo il numero, è molto semplice, 393 700 702. Questo è il telefono del Baliatico per chi avesse necessità, o se conosciamo qualcuno che ha necessità, segnaliamo questo numero. 393 700 702. E potrebbe essere in questo momento, alla vigilia della festa della mamma, potrebbe essere un bel regalo anche per la mamma da fare, perché si è sollevata da quelle che possono essere preoccupazioni e bisogni che magari uno non vede come poter risolvere. C'è qualcuno che può dare una mano. Grazie Giovanni. Allora, e se qualcuno volesse sostenerci, naturalmente ci sono i riferimenti sul sito, sia se voleste conferire anche in natura appunto questi beni dei viveri, anche alimenti base per la famiglia, per noi vanno benissimo, oppure un sostegno economico, i riferimenti sono sul sito, nostro sito internet, baliatico.it. Ecco, lo vediamo sul nostro schermo. Il baliatico.it, ecco, trovate, vedete, questo c'è l'indirizzo, Corso Garibaldi 35, Chiavari, ci sono tutti i riferimenti e potete trovare sia l'elenco dei servizi che sono offerti, come si aiuta o si collabora con il Baliatico, chi aiuta il Baliatico, qua ci sono i vari riferimenti di chi dà un aiuto, quali sono i volontari. E poi quindi le varie modalità di sostegno, e poi ancora i contatti e i riferimenti. Potete trovare tutte le indicazioni. Il sito è molto semplice, baliatico.it, ecco, sì. È un modo questo per trovare un contatto diretto, molto semplice e di facile reperimento. Bene, grazie Giovanni, allora, e buona festa della mamma. A tutte le grazie, mamme. Grazie, sfrutto l'occasione per fare un augurio appunto a tutte le mamme nostre assistite, perché possano trascorrere una giornata serena con i loro bambini. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata e buona giornata di sole. Grazie, ecco. Grazie molto. Allora, carissimi, rientriamo in studio. Ecco, ricordiamo che il Baliatico fa parte di quella quantità di enti che sono a servizio in modo particolare dei più piccoli e che vivono anche una realtà di rete, di comunicazione, in modo tale che ci possa essere attraverso queste tante disponibilità trovare il modo che nessuno resti escluso. Ecco, questo l'abbiamo voluto presentare oggi alla vigilia della festa della mamma. Siamo ora in collegamento con Paola Servente. Buongiorno Paola.
Buongiorno Fausto, buongiorno a Ben tutti. arrivata, vediamo se la regia riesce anche a mandarti in onda. Forse ce la Buongiorno. fa, non ce l'ha ancora fatta, ora ce l'ha fatta, eccola, ti vediamo. Eccoci. Allora Paola, intanto festa della mamma, quindi anche la tua festa domani. Sì, si festeggia, beh, insomma, quest'anno credo che sia, come è stato un po' per la festa del papà, un modo di sentirla tutto diverso, perché abbiamo vissuto di più le nostre famiglie, abbiamo vissuto di più a contatto, quindi forse la celebriamo con un po' più di consapevolezza rispetto al solito, io credo. Ecco, c'è sul sottopancia che abbiamo, tu sei indicata come conduttrice di Radio Babboleo. Ecco, sì. Quindi il tuo lavoro è un lavoro nel mondo della comunicazione, dei media, ma credo che il primo lavoro sia fare la mamma. Sì, se vogliamo chiamarlo lavoro, sì, perché comunque ha... Per un modo di dire, ecco. Ha degli aspetti intensi, le mamme lo sanno, le plurimamme ancora di più, io ho una bambina, ma è insomma, un piacevolissimo impegno, piacevolissimo, più bello. Ecco, e in questo tempo tu hai vissuto anche una situazione particolare, perché non sei solo rimasta a casa, perché tutti dovevamo rimanere a casa, ma anche con una trepidazione in più, ci vuoi raccontare? Sì, dunque, i primi, probabilmente noi siamo stati contagiati alla fine di febbraio, quindi i primi sintomi li abbiamo avuti intorno il 10 di marzo. Quindi tu hai, ecco, diciamo questo, tu hai contratto il coronavirus. Coronavirus, ecco. Sì. Sì, ci ho avuto la certezza della positività molto, molto dopo, molto dopo. Molto dopo essere stata male, in realtà. E, sì, quindi ho vissuto anche questa... stare a casa in quarantena stando neppure tanto bene. Non mi posso lamentare perché io tendenzialmente ho avuto un gran mal di testa e ho perso completamente gusto e olfatto. Mio marito ha avuto 8 giorni di febbre... Mia figlia pressoché nulla, ha avuto un po' di mal di pancia e mal di testa, e, però è chiaro che poi hai il timore che le cose possano peggiorare, poi è una cosa nuova, non si sapeva nulla, parliamo dei primi di marzo, e, le diagnosi erano anche un po' incerte, nel senso il mio sintomo del gusto e dell'olfatto non era ancora... Neppure ci si pensava al coronavirus inizialmente, e quindi come quasi tutte le persone siamo state poi trattate senza tampone fino a un certo momento. Poi siamo riusciti ad avere un tampone perché prima di riniziare la nostra vita, prendere treno, andare a lavorare, insomma comunque tutta una serie di cose, anche semplicemente uscire per fare la spesa, bisognava essere certi di poterlo fare e in effetti io sono risultata positiva. Ecco, oggi hai fatto l'esperienza di uscire a fare la spesa. Terribile, sì. Dopo quanto? Dopo quanto? Allora, noi abbiamo fatto prima le 2 settimane dall'ultimo sintomo, ci siamo chiusi in casa, finite le 2 settimane eravamo liberi, quindi abbiamo avuto un giorno di semilibertà, poi abbiamo chiesto e ottenuto di essere tamponati perché non eravamo, io non ero tranquilla nel riprendere la mia vita, non lo ero perché sentivo di persone che stavano benissimo come noi ma erano positive, infatti avevamo ragione, quindi dopo tanto. Ecco, cosa vuol dire? Sai qual è il problema? Prego. Ah, che il problema è che io ho fatto il Covid in forma piuttosto leggera, tutto sommato direi anche mio marito, anche se lui quando ha fatto il tampone aveva già negativizzato, però da asintomatica avrei potuto andare in giro e fare dei danni grossi senza questo tampone e magari attaccarlo a qualcuno che poteva farlo in maniera... meno fortunata di come è capitato a me. E questa è la cosa che bisogna ribadire fino alla nausea, che purtroppo ci sono delle persone che non lo sanno, che non possono sapere, non possono avere la certezza della loro positività, ma sono in giro con tutte le precauzioni, il metro, la mascherina, servono tantissimo, tantissimo in questa fase in cui iniziamo a vedere la luce. Ecco Paola, credo che sia molto importante sottolinearlo questo aspetto da parte di uno che ci è passato attraverso questo, no? E quindi che ha vissuto la sensazione tanto della malattia, le preoccupazioni, no?
quello che comporta, ma dall'altra parte anche la consapevolezza che ci hai appena espresso. Perché forse Certo. questo momento è il momento, tra virgolette, un pochino più rischioso, no? Quello nel quale corriamo il rischio di dire, ma no, ormai il più è fatto, no? Sì, è stato fatto tanto, siamo stati bravi un po' tutti, perché lo siamo stati anche in fasi in cui senza tampone abbiamo capito, questo è successo nella mia famiglia, ma è successo sicuramente in tante altre, abbiamo capito che era il caso di fermarci. Noi anche quando non avevamo l'obbligo ci siamo comunque fatti portare la spesa a casa, non siamo usciti, cioè questo è il momento in cui dobbiamo fare questo, speriamo, ultimo sforzo, però farlo ancora con tanto rigore. Ecco, Paola, ti chiederei anche una cosa in questo senso. Il fatto di dire non ho avuto sintomi non è la garanzia di dire sarò sempre bene, no? Quando eri così, la preoccupazione di sentire le notizie comporta, ecco, che cosa? Io a un certo punto ho smesso quasi, fino a un certo punto, perché io comunque ho fatto la diretta sempre, da Ecco, casa, spiegaci ho intanto il fatto lavoro che hai continuato a fare, anche sempre. da malata. Spiegaci un po' come facevi, come funzionava. Tu hai lavorato in smart working. Sì, io ho questo aggeggio che si chiama Comrex in casa, che per me funziona per un miracolo, cosa del genere, che mi permette di fare la mia diretta mattutina su Radio Babbo Leo da sempre. E l'ho fatta anche nei 10 giorni in cui non sono stata tanto bene, perché mi serviva proprio l'idea di fare qualcosa, di staccare da quel pensiero e di fare qualcosa che mi ricordava la vita normale. E poi ho continuato, figuriamoci, nei 40 giorni successivi in cui io sono stata proprio bene. Ecco, è questo stare con la preoccupazione del dire ma chissà come evolve, no? Hai dovuto tagliare l'informazione. C'è stato un momento in cui forse molti di noi hanno fatto un'indigestione di numeri, no? Di preoccupazione e non era sano quello, non era sano. No, ma perché è un'indigestione non solo di notizie, ma un'indigestione di supposizioni. Esatto, Questo a me ha fatto malissimo, sì. Esatto. malissimo, malissimo. Poi ognuno ha il suo carattere, però. Io poi ho avuto quel sintomo lì, non ho avuto sintomi respiratori, ripeto, sono stata fortunata, però comunque il timore non mi torneranno più perché comunque per una settimana io potevo mangiare minestrone e cioccolata, era uguale, ecco, quindi la paura che non mi tornassero mai più, non se ne sapeva proprio nulla, eravamo Sì. proprio Sì, in all'inizio. questo senso credo che anche il lavoro dell'informazione sia stato importante perché probabilmente molto di quello che arrivava era anche non tanto legato ai mezzi di informazione più qualificati, ma ai social, a quello che circolava sui social. Abbiamo visto e Vero. letto e visto di tutto e di più e lì veramente dei pascoli di bufale molto, molto nutriti, no? Ecco, da tutte le parti, tutti che trovavano la soluzione, la chiave interpretativa, la strada, la preoccupazione, l'ansia nuova, no? Ecco. E questo credo che forse ci abbia un po' anche richiamato ad un uso più sobrio di questi strumenti, perché ne abbiamo visto di tutti e forse molti di noi hanno concorso a farle circolare anche queste notizie prive di fondamento, peraltro, È vero, è in vero. grosse Ma secondo cifre. me questi 2 mesi, se posso dire la mia brevemente sul ruolo proprio dei social, abbiamo capito quanto possano essere un danno e pericolosi proprio nel far circolare supposizioni. Abbiamo anche capito quanto siano un'enorme opportunità anche di compagnia, di tutte queste dirette, penso anche a Instagram. E quindi secondo me forse abbiamo imparato anche a bilanciare un po' e a dare il peso giusto all'informazione vera, reale, qualificata e invece utilizzare i social per quello che sono comunque un'enorme opportunità se Se utilizzati con senso. usati bene. E credo in questo senso forse c'è stato, come dicevi, non concordo molto, il fatto che abbiamo scoperto come il passaggio fra un utilizzo superficiale e fine a se stesso talvolta, invece può essere convertito in un passaggio di servizio, di comunicazione autentica. Pensiamo solo quanto sono serviti per stare vicino alle persone care, agli amici, ai parenti. Immagina anche la tua famiglia, non siete potuti uscire, al di là della tua, tuo marito e tua figlia, il fatto che tu hai potuto tenere il contatto con le persone care ed è passato di lì, Certo, immagino, no? Però certo. invece quanto è stato
forse prima utilizzato questo strumento un po' perdendo il senso e non dando il senso a questi strumenti. Sì, ma sì, enormemente, lo Ecco. sappiamo, enormemente. Magari questo ci potrà anche servire per il futuro, ma penso anche a parte i social, a certe piattaforme, all'utilizzo Zoom, Meet per la scuola, ad esempio, Certo. oppure le messe che non ci possono essere state. Insomma, mia figlia fa il catechismo, qui a Rapallo si sono organizzati benissimo, immagino un po' da tutte le parti, fin da subito per essere presenti, per salutarsi, per dare comunque un senso di comunità. Queste sono tutte cose che potremmo portarci poi anche un po' dietro, forse. Queste cose credo che debbano lasciarci un segno, tenendo il buono e forse anche dandoci una, come dire, una leggerezza maggiore, una libertà maggiore nell'utilizzo delle cose, no? Per cui forse a volte c'è stato anche un utilizzo un po' affannoso degli strumenti all'inizio, invece dobbiamo mollare un po' l'acceleratore, no? Credo, soprattutto nella prima parte, abbiamo imparato forse a gestirlo meglio. Paolo, io adesso vorrei farti vedere un filmato che è stato realizzato dal Forum delle Associazioni Familiari che descrive un tipo di vita familiare in questo periodo di tempo, no? Dove, simpatico, è stato fatto in ordine alla giornata del 3, quando veniva rivolto l'invito alle 6, alle 18 del pomeriggio, di uscire ad applaudire le famiglie per quello che hanno fatto in questo tempo. Sì. Tu con tua figlia a catechismo e a scuola, penso che qualcuna di queste cose te la sei trovata a fare, magari dovendo lavorare in casa e poi mandando avanti, dovendo mandare a casa, avanti la casa, credo che il lavoro si sia sovrapposto. Vediamolo allora, è simpatico, divertente, vediamo. Eccoci qua. Scusate un attimo. Amore, come si fa? Tre colpi, aspetta, ripassi il pappagallo per favore. Ecco, siamo stati tecnici dei computer. Siamo stati medici, Andrea. Casca in un buco. Siamo stati educatrici di asili nido. Con due figli adolescenti a casa siamo stati degli psicologi a tempo pieno. Siamo stati dei bravi interior designer. Abbiamo riorganizzato le nostre case. Siamo stati anche degli abili barbieri. Ciao! Siamo stati pubblicizzati i nostri fratelli giocatori. Siamo diventati allenatori di calcio. Sono diventato giardiniere, tuttofare, istruttore di educazione fisica. Ed io, oltre al medico, adesso sono anche una cuoca, una pasticcera, una maestra, una logopedista e una aggiustatutto. H24, 7 giorni su 7, con questo sottofondo. Siamo stati anche fisioterapisti. Siamo diventati tutti degli esperti lavandai. Siamo stati lavoratori e smart working davanti al computer. Fare i compiti. Mamma, dov'è la felpa? Fame, ma fame, ma fame, mamma. Siamo diventati la serie TV preferita dai nonni. Mamma, mi aiuti! Siamo stati anche insegnanti. Adesso ci siamo, perché in tutto questo tempo noi siamo stati anche truccatori. Un tempo eravamo attori. Antonio! E invece adesso siamo stati chef e ho fatto della mia cucina il mio teatro. E poi siamo stati anche costruttori di percorsi ad ostacoli, inventori ed esploratori. Ecco, Paola, ti sei ritrovata in qualcuna di queste? Parecchio. Parecchio, parecchio. Siamo stati tante cose, a parte aggiusta tutto perché io non posso aggiustare proprio nulla, sono imbranatissima, ma siamo stati un sacco di cose. Siamo stati chef tutti, questo proprio, questa ricerca spasmodica del lievito, ogni volta che telefonavo per fare la spesa, che poi mi portava gentilmente il signore del supermercato, dicevo, dimmi che è il lievito, mai fatto il pane in vita mia, adesso lo faccio tutte le settimane. Ecco, credo che
questa simpatica scenetta che ci è stata proposta nel video abbia fotografato una realtà che dice la vita delle nostre famiglie, che si sono ritrovate, si sono trovate unite per lungo tempo, con tutta la bellezza di questo e con tutta la fantasia e creatività che ci è voluta, anche perché bisognava in un microcosmo, quello dei nostri appartamenti e delle nostre case, riprodurre una vita umana, comunque bella, no? E tanto più bella perché senza vie di fuga, cioè dove si poteva stare insieme. Paola, allora grazie e buon lavoro. E oggi non hai lavorato, niente diretta? Oggi niente. Si parte lunedì ancora in smart working e martedì torno negli studi di Radio Bambolè. Bene, allora vedrai di nuovo il consesso umano, la città un po' meno abitata di prima, con meno traffico, ma comunque sarà a prendere una boccata d'aria finalmente. Buon lavoro, sì, e buona domenica. Buon lavoro. Ciao, e buona festa della mamma per domani. Grazie. Ciao, grazie. Bene, allora dopo questo collegamento con Paola, avete sentito, tra i tanti lavori in smart working c'è anche quello del conduttore radiofonico, perché oggi con questi strumenti è possibile fare anche da casa quello che prima doveva essere fatto solo in uno studio ben attrezzato. E ora siamo collegati con qualcuno che anche ha lavorato da casa, sempre nel settore giornalistico. Siamo con Giacomo Biancardi, giornalista di Telepace, collegato da Lodi. Buongiorno Giacomo. Buongiorno dottor, e un saluto a tutti i telespettatori. Bene, allora intanto Giacomo, come stai e com'è la situazione lì a Lodi, nel cratere, dicevamo così, del coronavirus? Poi abbiamo scoperto che ce ne sono tanti crateri, ma avanti. Prego. Sì, allora personalmente sto bene, grazie, così come tutti i miei cari. E la situazione qual è a Lodi? Pian piano stiamo ritornando verso una, non dico una condizione di normalità perché non è così, ci stiamo approcciando con questa fase 2, chi con molta cautela, in una sparuta minoranza, con qualche leggerezza magari di troppo, però mi sembra che al momento di poter dire che la situazione è sufficientemente ordinata, anche per quanto riguarda l'applicazione delle regole e delle norme di restrizione che sono in vigore in questo momento. La condizione complessiva comunque della città è buona, c'è però chiaramente adesso da fare il conto con quelle che sono le ricadute dirette negative, ovviamente, perché c'è questo. Mi riferisco per esempio alla situazione per quanto riguarda gli occupati, i lavoratori, il ricorso alla cassa integrazione, ad esempio nel caso del territorio dell'Odigiano siamo nell'ordine delle 900 domande per un complessivo numero di 1800 persone. Poi in città c'è un discorso legato a una residenza per anziani che è stata al centro di moltissime polemiche a livello politico. Ieri sera c'è stato un consiglio comunale online piuttosto acceso nei toni, perché ci si interroga se tutto sia stato fatto per quel che si doveva per cercare di contrastare la situazione. Purtroppo c'è da registrare come dato certo che durante il periodo della fase 1 in questa casa di riposo sono stati veramente tanti i morti, tra coloro che erano ospiti della struttura, e ci sono stati anche diversi operatori sanitari tra medici e infermieri che sono risultati contagiati. Questo chiaramente però è un discorso che potrà essere verificato, appurato in futuro. Insomma, ci saranno anche tutti gli organismi competenti che faranno le loro valutazioni. Per quanto riguarda il resto, ripeto, è una vita che sta cercando di tornare entro limiti di un'apparente normalità. Ci sono alcune attività che hanno ripreso il loro lavoro, alcuni negozi, alcune attività anche di ristorazione, e
e comunque ancora tanto ricorso al web per poter sopperire alle tante limitazioni che ancora oggi sono imposte, ovviamente per questioni di cautela. Noi siamo un territorio che è stato particolarmente colpito dalla diffusione di questo virus. Siamo tristemente risultati all'onore delle cronache per quanto accaduto già da febbraio nel nostro territorio, e ancora ieri il conteggio dei nuovi contagiati era di qualche decina, e è un trend che purtroppo continua a mantenersi, non dico stabile, un po' altalenante. Eravamo anche scesi in alcune giornate al di sotto della decina di nuovi contagiati, adesso è progressivamente risalito e sta su alcune decine. Come ti spieghi questo fatto, Giacomo? Il fatto che la Lombardia continui ad avere questi numeri così alti? Francamente non me lo spiego, nel senso che da quello che ho potuto vedere c'è stato un atteggiamento anche piuttosto rigoroso di rispetto delle regole. Leggendo alcuni commenti c'è chi sostiene che questo computo sia un po' frutto della confusione, nel senso che vengono inseriti conteggiati che non erano stati valutati nei giorni precedenti, quindi non siano propriamente rispondenti al giorno stesso in cui vengono ufficializzati. Fatto sta che il numero è piuttosto rilevante. Ultimamente si parlava anche del fatto che il cosiddetto paziente 1 di Codogno del 21 di febbraio in realtà non fosse tale, che ci fossero casi ben precedenti, anche di un mese nel territorio. Se così fosse, è evidente che un mese di non controllo, non verifica di quanto si stava attuando, concretizzando nel territorio, ha sicuramente facilitato la diffusione di questo virus. Poi c'è il problema anche, per esempio, che si sta valutando in questi giorni di coloro che sono a casa, non sono di fatto anche nemmeno censiti nelle stime e nelle valutazioni ufficiali dei computi ufficiali. Anche questo è un altro elemento di confusione. Io credo che molto dipenda anche da ciò, nel senso che anche questo quotidiano aggiornamento numerico dei casi, ora come ora, quasi abbiamo sia un po' fine a se stesso, nel senso che non dà quasi nulla in termini di concreta notizia all'analisi dei fatti. Oggi dobbiamo valutare che quello che ci attende, quello che ci aspetta come cittadini tutti, è di aiutare a far sì che non si ricada in una condizione che possa imporre un ritorno alla fase 1. Attualmente sembra che le condizioni non ci siano, e ovviamente speriamo che si prosegua anche con quella cautela che dicevo prima, si è potuta anche già verificare. Insomma, è aumentato il numero di coloro che sono in giro in questi giorni, però ho potuto verificare dalla finestra di casa, perché io onestamente non ho fatto uscite da quando c'è stato l'ingresso della fase 2, a parte per una questione personale con mia mamma, ma ho potuto verificare che c'è una certa attenzione complessiva da parte della cittadinanza. Poi ci sono chiaramente le eccezioni. Abbiamo visto in Aviglia, Milano, sì. Ecco, stavo dicendo, infatti, c'è il caso limite di quello accaduto a Milano, anche se lì poi, perché noi siamo un popolo splendido, riusciamo a discutere su tutto. C'è chi ipotizza che le foto, le immagini fossero l'effetto di teleobiettivi, quindi l'effetto schiacciato, non era poi così vero che fossero in tanti come si è supposto. Fatto sta che la gente non mancava in quel tratto dei Navigli a Milano, e io penso che se il sindaco Sala è arrivato a fare quel videomessaggio dei toni anche piuttosto duri nei confronti dei suoi cittadini, qualche elemento di riscontro che andasse al di là delle semplici foto diffuse ci sarà stato. Ripeto, come diceva giustamente Sala, si tratta di una minoranza.
e quindi non dobbiamo fare una generalizzazione, e la stessa cosa vale appunto per il territorio del Lodigiano. Io ho visto e ho parlato, ho avuto modo di contattare sempre via web tantissime persone in queste settimane e ho trovato molta attenzione, molta consapevolezza, molta paura anche tra queste persone, e quindi un approccio molto graduale, molto anche sensato e rispettoso di sé, ma soprattutto anche degli altri, perché teniamo conto che tutto deve essere finalizzato anche alla tutela degli altri. Certo, e tenendo presente che la fase 2 non vuol dire la fase risolutiva, vuol dire la fase, in qualche modo potremmo dire una fase sperimentale, quella che stiamo vivendo, per capire come può funzionare, cosa riusciamo a fare e come possiamo con questa situazione garantirci la tutela comunque della salute. Certo, e questo è il punto saliente, proprio questo. Cioè, noi oggi usciamo e possiamo andare, per esempio, in libreria, finalmente, dico io, a comprarci un libro. Però possiamo entrare uno alla volta, dobbiamo mantenere determinati accorgimenti. Questo ci deve far capire che abbiamo conquistato un pezzettino di ritorno alla libertà di azione. Però un pezzettino, dici giustamente tu, è una forma sperimentale. Io non voglio neanche pensare all'idea di ritornare a un'altra fase 1, anche per quello che comporterebbe come conseguenza diretta, non solo in termini di salute, ma in termini collettivo, per quanto riguarda proprio il sistema del nostro paese, del nostro territorio. E quindi è incomprensibile per certi aspetti che esista anche solo un 1% di individui che si sentano quasi indotti a dire liberi tutti e di fare quasi quello che vogliono, però purtroppo bisogna fare conto anche di chi non riesce a resistere anche a questa restrizione alla quale siamo stati tutti sottoposti. Forse hai detto bene a resistere, perché credo che oggi non ci sia nessuno che non abbia capito. Se uno non ha capito, ha problemi di altra natura, forse. Certo, esatto. Direi proprio di sì. Direi che proprio anche solo per il clima, la tensione, la cappa sotto la quale ci sentivamo tutti giusto un mese fa, quando ogni giorno sentivamo notizie di persone ammalate, di persone morte. Io 4-5 giorni fa ho fatto mente locale a quante persone conoscevo e che non ci sono più, per lavoro, per amicizia personale. Ebbene, sono più di 40 in un mese e mezzo, sono tanti, e ne conosco una trentina che sono passati o in ospedale o che a casa hanno avuto sintomi o siano stati anche parzialmente asintomatici di questo. Ora, io non sono mondano, non conosco tantissime persone, però per il mio lavoro ho contatti con tanta gente. E questo dato, francamente, ancora adesso che lo dico, mi fa venire la pelle d'oca, perché non erano tutti anziani quelli o con patologie pregresse quelli che sono morti, diciamo così, tra coloro che conoscevo. E quindi questa cosa ci deve rimanere come monito sul comportamento da tenere, perché dobbiamo anche avere, da un certo punto di vista, fiducia, io credo, in coloro che si stanno battendo per risolverlo, questo problema, da un punto di vista medico. Abbiamo applaudito giustamente medici e infermieri, e tanti anche di loro sono morti per fare il loro lavoro e per aiutare gli altri. Dicevo, abbiamo applaudito medici e infermieri in questi giorni, si sono impegnati in una maniera assolutamente straordinaria. Tanti medici sono rientrati dalla pensione per rimettersi al servizio della collettività, e questo è una cosa della quale non potremo che continuamente esternare ringraziamenti a queste persone. E io quindi penso che anche per questi esempi sia doveroso a mantenere una certa lucidità. Ecco, noi dobbiamo essere lucidi in questo momento e capire che
dobbiamo consentirci una conquista progressiva e graduale, non preoccuparci troppo della pericena magari da poter garantire a tutti i costi, dobbiamo essere in grado anche di uscire per garantire il proseguimento dell'attività produttiva di coloro che giustamente hanno la voglia di ritornare a lavorare, quindi mi riferisco a coloro che hanno degli esercizi pubblici o dei negozi, quindi insomma, sono tutti passaggi progressivi e dobbiamo arrivarci con la consapevolezza che è uno sforzo collettivo di tutti per tornare a essere, non dico come prima perché ci vorrà un bel po' di tempo, però almeno ad avere il piacere di poter fare con tutta sicurezza una passeggiata, come dicevo prima, di potersi comprare un bel libro tornando nella magica atmosfera di una libreria. Ecco, Giacomo, detto questo, passiamo ad un'altra pagina, perché oggi è la giornata dell'Europa e tu ti occupi proprio dell'Europa nel tuo lavoro di giornalista. Mi occupo dell'Europa nel mio lavoro giornalistico, tema non tanto, come dire, in auge in questo periodo, sono sempre di più chiaramente i risentimenti nei confronti delle istituzioni europee. Oggi si festeggia l'Europa più che altro si festeggia in particolare un evento accaduto il 9 maggio del 1950, quando l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman, politico cattolico francese, pronunciò un celebre discorso con il quale si diede vita al cammino verso una Europa unita. La eccezionalità del fatto è che il discorso venne pronunciato a 5 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e prevedeva l'unione tra due nemici storici, Francia e Germania, della produzione di carbone e acciaio, quindi la base per la produzione delle armi. Era un primo passaggio, se vogliamo, ma fondamentale per una cancellazione delle potenzialità belliche uno contro l'altro. Un discorso al quale si accodarono e accettarono subito come proposta e firmarono i patti relativi a distanza di neanche un anno altri paesi, e tra questi l'Italia guidata dal Cide De Gasperi. Cosa disse Schuman in quel discorso? 3 punti mi sembra possano essere considerati essenziali. Il primo è che la pace mondiale non potrebbe... Scusa Giacomo, ti posso fermare? Forse possiamo ascoltarlo almeno... In certo, parte. Abbiamo un documento filmato, vediamolo, ecco. Faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Sentito in un francese facilmente intuibile, ma ricordaci, stavi sunteggiandoci i temi di questo discorso. Beh, uno l'abbiamo sentito, l'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Questo è un passaggio centrale, diciamo, del discorso, un discorso così come un po' tutti i discorsi prodotti da Schuman che respirano veramente di una intuizione assolutamente profetica se rapportata col periodo in cui sono stati pronunciati. Un altro passaggio parlava della pace mondiale, non potrà essere salvaguardata, diceva Schuman, se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano. Di estrema attualità, se vogliamo. La pace mondiale, in questo caso possiamo dire la lotta alla pandemia, e quindi gli sforzi creativi che siano proporzionali ai pericoli che ci minacciano. Credo che siano parole che ancora oggi possano essere lette con
ravvisando degli ottimi spunti di riferimento per quanto riguarda l'attualità. Schumann, tra l'altro, lo ricordo, è stato il centro di un processo diocesano di beatificazione in Francia che si è concluso, è stato il primo presidente del Parlamento europeo ed è interessante, secondo me, valutare l'importanza anche degli esponenti politici cattolici in questo passaggio di transizione tra la Seconda Guerra Mondiale e questo cammino europeo. Tra tutti, oltre a Schumann, è bene ricordare appunto De Gasperi, è bene ricordare Adenauer, tedesco. De Gasperi, tra l'altro, che è stato citato ieri in due diversi contesti proprio alla vigilia di questa giornata. Nel primo caso dal Presidente del Consiglio europeo Michel, il belga Michel, il quale, parlando proprio della lotta alla pandemia, ha detto che si parla tanto di piano Marshall, di rilancio. Lui diceva: secondo me, io proporrei un piano De Gasperi, proprio per la logica, quella che ci deve animare per rilanciare e ricostruire, affrontando e vincendo questa sfida. Dall'altra parte, un'intervista che Alessandro Gisotti ha realizzato con la Presidente del Consiglio europeo, della Commissione europea, Ursula von der Leyen, una bella intervista che è presente sul sito Vatican News, è stata pubblicata anche dall'Osservatore Romano, e che consiglio di leggere perché tocca senza tanti tatticismi, diversi punti, diversi aspetti, anche per valutare l'oggi e soprattutto quelle che sono le sfide per il domani. E questo discorso della solidarietà di fatto, di cui faceva accenno Schumann nel suo discorso, che oggi ritorna. Nella giornata odierna ci sono tante celebrazioni, ce n'è una al Parlamento europeo in corso, un'altra via web che coinvolge un po' tutti gli esponenti del mondo della cultura e politica europei, e sono entrambe disponibili per esempio sui due canali satellitari che la Commissione europea mette a disposizione quotidianamente anche per chi come me li segue per quanto riguarda il proprio lavoro. Sono tante le parole che vengono pronunciate, ci sono tanti discorsi che i vari capi di governo hanno sintetizzato in un videoclip che è stato diffuso in queste ore proprio per celebrare questa giornata. Però secondo me ci sono delle persone, delle figure che sono veramente emblematiche, ci possono aiutare a leggere meglio i tempi di oggi, anche con parole pronunciate in passato. E credo che in questo senso hai richiamato due figure di statisti che hanno costruito l'Europa, che hai parlato del processo di beatificazione diocesano, noi abbiamo anche il nostro per Alcide De Gasperi. Quindi certamente. C'è un percorso della santità che passa attraverso la volontà di essere a servizio e che diventa allora l'opportunità per essere uomo politico capace di costruire la società. Noi a volte siamo abituati a una valutazione un po' dozzinale sul mondo della politica, no? È vero che ci è data spesso l'occasione per alimentare questa visione, no? Certo. Si dice sono tutti uguali, non è vero, non si può generalizzare. Ecco, questo dobbiamo ricordarcelo, perché è una caduta di responsabilità da parte del cittadino, e quando questo avviene di solito i frutti che si raccolgono sono frutti dittatoriali, no? Allora si cerca l'uomo che risolve tutto, e non è vero, questo esatto. Nella storia non è andata così. I problemi li risolviamo insieme. In questo momento penso che, per citare ancora De Gasperi, c'è una frase che a me ha colpito molto anche in questo caso. De Gasperi in un'occasione aveva detto: è vero che ognuno di noi ha nel suo paese problemi che lo incalzano da tutti i lati, ma ciascuno di noi sente che questa, il riferimento era al cammino europeo, è l'occasione che passa e non tornerà più. Bisogna afferrarla e inserirla nella logica della storia. E a proposito di grandi personalità, in questo caso una grande personalità con la quale ho avuto il privilegio di poter lavorare, nel senso che l'ho seguito per lavoro, mi riferisco al cardinale Carlo Maria Martini, che è stato il primo presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Nel 1993 Carlo Maria Martini, intervenendo in un convegno organizzato dall'Unione Federalista a Milano, parlò di quella che era la sfida che si aveva di fronte ognuno di noi, con la quale ci si doveva confrontare, e diceva:
La sfida non è sintetizzabile con questo interrogativo: chi vincerà tra est e ovest, tra nord e sud, ma se, bensì se saremo tutti capaci di rinunciare a vincere, cercando una nuova integrazione che trasformi il conflitto in una gara di mutuo servizio e di accoglienze tra culture diverse, in una sintesi a misura di uomo e di cittadini, in una grande federazione patria di tante piccole nazioni e culture. A mio avviso, concludeva Carlo Maria Martini, è la resa dei conti che è posta davanti ai cittadini europei. E mi piace ancora ricordare che oggi c'è una grande personalità che è sovente tornata a parlare di Europa e ha rivolto tanti inviti e messaggi agli europei, che è Papa Francesco. E che ci sta parlando di questi temi con uno sguardo aperto, certo, esatto, sull'Europa, pregato per l'Europa, ma aperto su tutto il mondo, perché il mondo. Noi conosciamo la pandemia come elemento che unisce tutti in un problema che è quello del coronavirus, ma c'è una pandemia del bene, potremmo dire, no? Che dovrebbe diffondersi. E questo, se riusciamo a cogliere questo momento storico nel quale tutti noi possiamo scoprire le radici che ci uniscono gli uni agli altri e vitalizzarle, allora credo che davvero possa essere questo momento così difficile un'occasione di grazia, come è stata la Seconda Guerra Mondiale, perché prima della Seconda Guerra Mondiale nessuno pensava di poter creare un'Europa unita. Certo, ma teniamo anche conto che noi dobbiamo avere la consapevolezza del fatto che i grandi drammi spesso e volentieri capitano, anche se non li vuole nessuno, però capitano. Il caso della Seconda Guerra Mondiale, secondo diversi storici, sembrava che quasi nessuno la volesse, poi c'è chi ha cominciato a tirare la corda e alla fine si è arrivato a che la corda si è spezzata e ci siamo trovati e si sono trovati in questo conflitto. Bene, noi abbiamo bisogno, secondo me, in questo momento di persone, di grande personalità che abbiano uno sguardo profetico, che riescano a vedere ben al di là del contingente dell'oggi, cogliendo e facendoci cogliere quelle che sono le opportunità, che le grandi sfide, le grandi tribolazioni, le grandi anche sofferenze che noi viviamo quotidianamente ci possono dare per poter costruire qualcosa di maggiormente positivo, con uno sguardo più ampio, più improntato nel miglioramento collettivo della condizione generale, che non riguarda solo il nostro particolare, perché non mi devo preoccupare solo di me stesso, devo preoccuparmi di tutti. E come si può fare questo? Ci vogliono persone con grande responsabilità, ci vogliono persone con sguardo profetico, ma anche la consapevolezza che quotidianamente siamo chiamati, ognuno, oggi più che mai, a fare il proprio compito, che è magari una piccola cosa, ma se ognuno fa una piccola cosa e la fa bene, e la fa nel rispetto di se stesso e degli altri, io credo che abbiamo già compiuto una piccola rivoluzione positiva. Giacomo, per venire alla situazione attuale dell'Europa, tu che segui da vicino per il tuo lavoro la situazione dell'Europa nella sua varia configurazione, stai vedendo dei passi positivi in questo periodo sui temi che stiamo di cui stiamo parlando, com'è? Perché ne sentiamo parlare spesso solo da un punto di vista meramente economico, no? Invece cosa hai sentito tu come sensibilità comune, come volontà di essere parte di un unico corpo? Allora, secondo me, nell'intervista che Gisotti ha fatto ieri con Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, c'è un passaggio importante quando lui domanda come ha risposto l'Europa alla pandemia. E lei non si nasconde dietro a tanti giri di parole. Dice: inizialmente alcuni paesi si sono anche chiusi per fronteggiare questa cosa, ed è vero. A livello di comunità europea, a livello di paesi che fanno parte della comunità europea, in alcuni casi il primo istinto è stato quello di chiudersi. E del resto, se vogliamo, è una reazione istintiva, che capita a chiunque, nel senso che minacciato cosa fa? Si richiude in casa, in un bunker, però alla fine ti rendi conto che da solo non puoi fare nulla. Adesso mi sembra che, pur con grande fatica, perché ogni governo, teniamo conto di questo, dobbiamo distinguere due cose. Le istituzioni europee
non hanno poi tutto questo grande potere nei confronti degli stati che restano sovrani, danno delle indicazioni. Si sta discutendo anche del bilancio futuro delle istituzioni europee ed è un discorso che sta andando avanti da un anno e oltre e non c'è ancora per quanto riguarda il periodo 2021-2027. Quindi distinguerei da quello che può fare un'istituzione europea che ha determinati limiti e quello che invece è il potere di veto che i singoli paesi possono porre per una qualunque decisione. Questo chiaramente allunga di molto i tempi per quanto riguarda qualunque tipo di decisione. All'inizio ho visto una spaccatura piuttosto evidente tra diversi contesti anche geografici del continente europeo. Ora mi sembra di poter dire che ci sono maggiori avvicinamenti. Certo, l'aspetto economico sembra sempre comunque prevalere, teniamo comunque conto che una delle principali logiche che sta animando il dibattito all'interno delle forze politiche tra i paesi in questo momento è quello di cercare di iniettare denaro per evitare da un lato che ci siano speculazioni che arrivino un po' a smembrare questa unione di fatto, soprattutto impoverendola di quelle che sono le sue ricchezze in termini proprio di produzione industriale e anche se vogliamo di autonomia. E dall'altro fronteggiare quello che è il dramma che si prospetta, perché la Commissione europea ha varato il progetto SURE, che altro non è se non una cassa integrazione europea che vuole proprio essere un supporto a quanti hanno perso e purtroppo perderanno il loro posto di lavoro a causa di questa pandemia e in base anche al perdurare della situazione i risultati potranno essere più o meno aggravati. Vediamo per esempio quello che sta accadendo in Gran Bretagna, per fare un esempio. Quindi vedo una progressiva maggiore consapevolezza della necessità di essere coesi. Ora, non ravviso onestamente, ma questo è il mio giudizio personale, delle grandi figure profetiche, un po' come quelle di cui parlavamo prima, sono comunque politici preoccupati anche di mantenere un certo consenso a livello nazionale, tirati un po' per la giacchetta da tutti, e questo chiaramente non aiuta magari a delle visioni. È un'impressione o anche a questo proposito ci sia stato qualche allargamento? Penso alla von der Leyen, il fatto che abbia chiesto scusa, che ci sia stato un approccio così. Beh certo, lei stessa, diciamo che all'inizio ci sono stati diversi scivoloni, parliamo sì. Anche di quello che disse Christine Lagarde all'inizio Lagarde. Della situazione, anche quello creò non pochi problemi, però chiaramente tutto venne, si è subito capito che non c'era da un lato tempo da perdere. Non dimentichiamo che è stata fatta tanta polemica, e giustamente, per quando all'inizio vennero bloccati determinati dispositivi, quali le mascherine in alcuni paesi, eccetera, c'è stata tanta polemica. Poi si è un po' più glissato, e questo anche nella narrazione quotidiana, quando invece questa situazione si è sbloccata, le mascherine sono arrivate e ne sono arrivate tante. Non dimentichiamo che probabilmente, anzi direi sicuramente, i maggiori aiuti che abbiamo ricevuto li abbiamo ricevuti dall'Europa o comunque dai paesi europei. La Regione Lombardia tempo fa ha prodotto un video in cui ringraziava tutti coloro che hanno aiutato la Regione Lombardia accidentalmente, diciamo così, dimenticando l'aiuto messo a disposizione per esempio della Germania, che ha portato nei suoi ospedali qualche decina di malati con dei voli appositi e uno potrà dire 80 persone, 90 persone in un contesto di tante migliaia cosa sono? Io credo che comunque tutto questo faccia la differenza, anche perché mi risulta che per esempio molti connazionali sono risultati rimpatriati anche grazie alla collaborazione con altri paesi europei, tra cui certo. Anche la Germania per esempio. Quindi io dico, è naturale che in un momento di difficoltà le persone si lasciano prendere, come dicevamo prima, anche da uno stato di agitazione e si perda un po' di vista la lucidità, e lo hanno fatto anche i paesi europei. Adesso mi sembra che la situazione stia ritornando a una logica di collaborazione. Le differenze rimangono, le diffidenze del passato rimangono, perché non ci dimentichiamo che
Noi siamo anche un paese che in passato è sempre stato additato come quello che sì, rispettava le regole, però cercava sempre un po' la via di uscita secondaria. Però anche i giornali tedeschi adesso qualcosa di diverso lo dicono. De Bilda ha detto sì, certo. Ma forse ci siamo sbagliati, ha rifatto un po' i conti. Diciamo che anche quello che è stato l'intervento della Corte Costituzionale tedesca recentemente a Karlsruhe nei confronti per esempio della quantitative easing della BCE, sì, della Banca Centrale Europea, già lo stesso Schäuble, che ricordiamo per essere stato in passato un intransigente ministro delle finanze tedesco, ha cominciato a porre dei distinguo sul fatto che non sia stata proprio un'uscita tanto corretta o comunque giusta questa pronunciata dalla Corte Costituzionale. Insomma, anche in Germania diciamo che c'è una visione che è cambiata e probabilmente la situazione di difficoltà sta facendo anche capire proprio questo. Siamo di fronte a un bivio che comunque per tutti i difetti che abbia questo processo di cammino comune e che quindi può essere modificato proprio perché ci può essere la volontà comune, ha bene o male garantito un certo periodo di tranquillità e di crescita e di coesione, se vogliamo, che era impensabile solo un secolo fa. E oggi celebriamo i 70 anni del discorso di Schuman, quindi insomma, allora, ci siamo abituati bene. Diciamo ci auguriamo che dopo 70 anni di pace ci sia ora, anche sollecitati da questa situazione, la possibilità di allargare questi orizzonti, di cambiare alcune prospettive, ne dico due molto semplici, una in ordine alla pace, costruire la pace evitando di spendere in armamenti, come ci richiama continuamente Papa Francesco, spendendo in un'altra direzione quegli investimenti folli che vengono compiuti da tutte le nazioni occidentali e poi vengono come scarti venduti alle nazioni del terzo mondo. E la seconda cosa, ricordarci che il mondo è uno e che la famiglia umana è una, e che questo, allora, se siamo riusciti in Europa a creare unità per 70 anni garantendoci la pace, forse questo adesso dobbiamo aprirlo un attimo ad orizzonti più vasti e raccogliere questo come sfida che chiediamo ci siano uomini politici di statura capaci di promuovere questo processo. È un processo, non è una magia, è un processo che va messo in atto, però un processo che sia un processo con degli indirizzi precisi. Se un discorso di 70 anni fa vale ancora oggi, vuol dire che il processo c'è stato, ma la meta era già chiara allora. Ecco. La meta era già chiara allora. Tra i processi, secondo me, più interessanti che sono in programma per quanto riguarda il cammino dell'Unione Europea è questo Green Deal, che vuole portare entro il 2050, certo non diciamo 2050, è di là da venire, però storicamente è una data che è piuttosto vicina, ad un'Europa per esempio ad emissioni zero di gas serra, un'Europa verde, un processo proprio di rivoluzione strutturale di tutto. Di qua. Ecologia integrale, come dice Papa Francesco. Esatto, bene. E quindi io credo che sia importante. Grazie, grazie Giacomo, grazie del tuo lavoro. Allora festeggiamo oggi l'Europa, ricordando che non è una celebrazione così formale, ma è ricordarci che costruire un tessuto di unità vuol dire una garanzia di pace e la scoperta di una fraternità che ci fa scoprire il nostro essere uomini e ci dà un valore aggiunto, ci aiuta ad entrare maggiormente nella realtà, al di là delle nostre illusorie divisioni. Grazie Giacomo, buon lavoro. Ciao. Saluto. Ciao. Allora, cari amici, rientriamo in studio. Abbiamo avuto questo spaccato intanto da uno dei luoghi che ha maggiormente sofferto questa vicenda della pandemia, Lodi. Abbiamo tante volte visto le immagini dell'ospedale di Lodi e abbiamo sentito le cifre spaventose di cui ci ha parlato Giacomo. E poi lo sguardo sull'Europa, l'Europa che quando sentiamo parlare solo dell'Europa in termini economici ricordiamo che è una visione parziale questa, quando se ne parla solo in termini di soldi, quanto ci danno, quanto ci prendono, chi ce la fa vedere in questa dimensione non ha colto ancora l'essenziale. Ci sono dei beni
che sono ancora più grandi. Certo, questo è di rilievo, non va messo in secondo ordine, ma sono decenni che si dice non può essere solo un problema economico l'Europa. E se in qualche modo si è partiti di lì, l'accordo sull'acciaio e sul carbone fra Francia e Germania, e poi si è passati, io ricordo, si parlava della CE, Comunità Economica Europea, oggi si parla di Unione Europea, non è solo un fatto economico, e questo teniamolo ben presente. Siamo ora rientrati in studio, ma restiamo nel nostro territorio, passiamo da Lodi a Sesto Levante, abbiamo collegato con noi il sindaco Valentina Ghio. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Come buongiorno sta, signora? A voi. Abbastanza bene, devo dire che nella difficoltà del momento bene. Allora, intanto la situazione sanitaria a Sesto Levante com'è? Chiediamo un po' sempre ai sindaci com'è la situazione nel proprio territorio. È stabile, devo dire che non abbiamo avuto peggioramenti, neanche grossi miglioramenti dal punto di vista numerico. Siamo sempre su 23 persone positive domiciliari, circa 7-8 a seconda della giornata ricoverati nei reparti Covid residenti a Sesto Levante e una ventina di quarantene. Quindi rimane nella sua stabilità, non peggiora, questo è già un elemento importante e ci auguriamo davvero che tutte le misure prese anche da questo punto di vista ci diano un miglioramento tangibile a breve. Questo indica però il fatto che il virus continua a circolare, non è andato in vacanza. Sicuramente, sicuramente, infatti questa è una preoccupazione di tutti che cerchiamo di trasmettere ai nostri cittadini, ovviamente consapevoli che occorre riprendere le attività, occorre lavorare per riprenderle in sicurezza, però bisogna far sì di non cedere a comportamenti di lassismo. Abbiamo visto le immagini dei navigli di questi giorni che sono state immagini molto gravi, nel senso che le persone magari pensano che ormai la situazione è in miglioramento, che ci si può abbandonare a comportamenti senza, come prima, come si faceva prima. Non è ancora così, e anche nei weekend di bel tempo come questo credo che sia davvero importante pensare che la nostra responsabilità è verso noi stessi ma anche verso gli altri, quindi continuare a mantenere i comportamenti di distanza e tutto quello che occorre fare per evitare che il virus si propaghi. Ecco, le sembra che in questa fase 2 la sua popolazione rispetti le regole, ci sia attenzione, c'è un afflusso di persone che vengono da fuori? Allora, mi sembra che nel complesso le rispetti abbastanza. Vedo molte persone con la mascherina, persone che mantengono abbastanza le distanze. Negli ultimi giorni qualche tentennamento in più l'ho notato, in particolare insomma nelle zone sui fronte mare, nelle zone della passeggiata, qualche tentennamento in più l'ho notato. Non ho visto ancora grossi afflussi da fuori, una cartina tornasole sarà sicuramente oggi pomeriggio e domani, soprattutto insomma se il tempo si mantiene stabile, perché avendo la possibilità le persone all'interno della regione di raggiungere in giornata qualunque luogo della regione, questa è effettivamente una cosa che può accadere, soprattutto nei posti di mare, nei posti belli come Sesto Levante, come sono tanti comuni vicini, per cui davvero anche se le persone vogliono fare una passeggiata, cosa naturale, comprensibile, continuo ad invitare a stare lontani e a non abbandonarsi a comportamenti che possono generare insomma problemi per tutti. Quindi per ora mi sembra che ci siano ancora comportamenti abbastanza sensati e stabili. Cerchiamo di non cedere, ecco, di non rinunciare a mantenere questo livello di sicurezza. Ecco signora, ieri avete avuto un incontro con i balneari. Può dirci qualcosa di questo incontro che avete fatto? Sì, da quando si avvicinava la fase 2 e da quando è iniziata
c'è una grande preoccupazione, soprattutto per le categorie che lavorano nel turismo, balneari, ristoratori, commercianti, perché è uno dei settori, lo abbiamo detto, l'hanno detto in tanti, più colpiti in assoluto, quelli che hanno avuto il più lungo stop, quelli che avranno misure che determineranno anche una diminuzione del lavoro e quelli che hanno un'incertezza molto grande sulla ripresa del mercato turistico. Non sappiamo ancora se e quando le regioni del nord potranno muoversi, per non parlare del turismo straniero. Quindi a mio avviso è importante che anche le istituzioni locali si prendano cura di questo settore, per quanto possibile, non avendo delle risorse economiche da mettere in campo come enti locali. E quindi a mio avviso è bene progettare tutte le attività che possano servire ad ampliare il raggio di azione. Così abbiamo fatto con i ristoratori, dando la possibilità di estendere il suolo pubblico soltanto per questa stagione, per far fronte al restringimento della clientela dato dalle misure del distanziamento, e così abbiamo cercato di fare con i balneari, questo incontro a distanza utilizzando le videoconferenze, dove hanno espresso tante loro preoccupazioni comprensibili, preoccupazioni di responsabilità, preoccupazioni economiche, e hanno fatto alcune richieste. Alcune, le principali, sono legate proprio al fatto di essere molto preoccupati della responsabilità rispetto alla propagazione del contagio all'interno del loro stabilimento, della loro impresa. Quindi hanno chiesto alcune deroghe solo per quest'anno, dettate proprio da questo elemento, deroghe come l'hanno chieste a me come autorità sanitaria del comune, e quindi evitare il passaggio ad esempio nella battigia del loro stabilimento da parte di tutti i turisti, di tutti i cittadini, come è sempre accaduto e come magari accadrà dopo che finiscono queste misure particolari, e consentire l'ingresso nelle loro strutture, nei loro servizi igienici solo ai loro clienti, proprio per cercare di non allargare il raggio dei possibili contatti. Hanno anche chiesto di poter andare avanti con la proroga delle concessioni, e su tutti i punti io mi sono espressa favorevolmente. Ovviamente sono punti che vanno verificati con la regione, con il governo, nel caso delle proroghe, anche in considerazione del fatto, il mio favore in questo senso è dettato dal fatto che in questo momento pensare di fare dei bandi pubblici per l'assegnazione di porzioni di arenile, quando c'è una grandissima incertezza sui tempi della fine della fase 2, dell'evoluzione della pandemia, della ripresa del turismo, è davvero assurdo dal mio punto di vista, e quindi trovo più opportuno supportare le varie famiglie che hanno la gestione delle imprese balneari nel loro lavoro e consentirle di lavorare in sicurezza e in una relativa tranquillità. Bene, allora un'altra domanda, signora, sulla situazione della Fincantieri, come sta andando il lavoro, la ripresa del lavoro? Ma mi sembra che si sta svolgendo positivamente. È stato molto utile, a mio avviso, fare tanti incontri propedeutici fra amministrazione e azienda, chiedendo tutta una serie di misure anche a tutela della frazione. Fincantieri è un'azienda molto grande che si trova praticamente al centro della frazione di Riva Trigoso, quindi era anche molto importante cercare di evitare commistioni, perché si chiedono ai cittadini residenti determinati comportamenti che poi non possono essere vanificati da un accesso indiscriminato. Quindi i percorsi di accesso che abbiamo concordato con l'azienda, tutti specifici, l'ausilio dell'autobus e degli autobus dedicati insieme ad ATP, e la presenza di vigilanza che anche informi i lavoratori per i comportamenti adeguati, sono state misure sicuramente utili. L'azienda poi devo dire che ha fatto entrare gradualmente i lavoratori. La settimana prossima sarà un po' l'ultima cartina di tornasole, perché entreranno 1.000-1.100 lavoratori, quindi ci sarà un ulteriore incremento, ma devo dire che queste prime settimane tutto si è svolto senza problematiche particolari, nel rispetto delle regole che avevamo concordato. E le altre aziende del suo territorio come stanno andando? Com'è la ripresa del lavoro, se c'è? Penso che
abbiano diverse criticità. L'altra grande azienda che Arinox non ha mai smesso la produzione, lavorando a regimi ridotti e è un po' fuori dal centro abitato, quindi la situazione è anche diversa. Hanno fatto i test sierologici per verificare anche la situazione epidemiologica all'interno dell'azienda. Le altre sono tutte piccole aziende che credo che risentano fortemente della crisi. Vedo che un pochino di edilizia è ripresa, un po' di cantieri sul territorio sono ripresi sia alcuni grandi cantieri portati avanti dal comune, i lavori di sistemazione del litorale, lavori pubblici che erano stati sospesi in questi mesi, sia la piccola edilizia. Mi sembra però che ancora il pieno regime non ci sia, sia per le misure di prevenzione, di sicurezza, alcune delle quali sono anche complesse da comprendere fino in fondo, ma anche per proprio il rallentamento del lavoro e delle commesse. L'aspetto economico credo che si farà sentire per tanti mesi e che dovremo tutti lavorare assieme per cercare ognuno di dare il proprio contributo a sostenere il tessuto sociale. Lo vediamo anche dall'incremento delle famiglie che si rivolgono al comune, che si rivolgono ai centri di ascolto, al centro di distribuzione alimenti che portiamo avanti insieme alle parrocchie, alla Caritas, insomma c'è stato un incremento notevole. Ecco signora, sì, questo dobbiamo ricordare e lo facciamo sempre, che chi si trova in difficoltà può rivolgersi a delle strutture che siano di supporto in questo momento d'emergenza, vincendo quello che potrebbe essere anche un po', non dico la vergogna, ma quantomeno un attimo di preoccupazione, un momento di emergenza. Questo chiedere aiuto non è un errore, anzi sarebbe un errore non farlo. Nell'emergenza si può chiedere un aiuto di emergenza e credo a questo proposito allora ci siano le condizioni, perché In tante realtà si può intervenire e quelle che sono le condizioni più difficili, almeno quelle più difficili dell'immediato, possono essere anche risolte. Vuoi ricordarci come si può fare sul territorio di Sesto Levante per chiedere aiuto? Guardi, do un numero che è semplice, che è il numero del centralino del comune, che è sempre attivo dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio e il sabato mattina, che è 0185 4781, dal quale poi si passano i soggetti che possono aiutare e sostenere in un percorso di aiuto. È l'occasione questa anche per ringraziare tutta la rete di comunità che si è attivata a Sesto Levante, oltre che l'amministrazione, appunto come dicevo prima, le parrocchie e i centri di ascolto con cui abbiamo una collaborazione storica. Devo dire che ci sono stati anche tanti cittadini privati che hanno sostenuto le donazioni al comune specifiche per i buoni alimentari, specifiche per i pacchi spesa. Le pubbliche assistenze si sono attivate, addirittura le associazioni sportive hanno promosso raccolte proprio per sostenere le esigenze alimentari delle famiglie. E siamo riusciti a sostenere 501 famiglie, dato di questa mattina, aggiornata questa mattina, e 90 anziani a domicilio che non hanno nessuno e con cui siamo riusciti a stabilire un legame quasi quotidiano di supporto materiale, ma anche di supporto, insomma, come dire, morale, ecco, di supporto di compagnia, che è un altro elemento importante. Ecco, allora il telefono non dobbiamo fermarci. 0185 47 80. Esatto, 47 81. Lo vediamo sul video, chi avesse necessità, poi da lì si dirama nelle varie configurazioni, quelle più opportune per le persone che si trovassero in necessità. Allora signora, grazie. Grazie, le auguro una buona festa della mamma domani. Festeggerò con i miei figli. Ecco, e poi speriamo che questo fine settimana sia un fine settimana di rispetto delle regole che ci sono date, perché ricordiamo non è finita l'emergenza, siamo ancora nella condizione di grave difficoltà. Mentre stavamo parlando ci è arrivata la notizia che un nostro volontario è mancato proprio a Sesto Levante,
ed era un Giampaolo, un caro amico della nostra emittente, un nostro volontario storico, e lo ricordiamo con affetto. E questo, certo, quando si parla della pandemia in termini astratti è un conto, quando poi ti accorgi che qualcuno se ne va per causa di questo è tutta un'altra cosa, no? Ce lo ricordava Giacomo di Lodi con i numeri spaventosi che ci stava dicendo della sua terra. Ecco, dobbiamo lavorare in modo tale che tutti noi, per la nostra parte, si possa tutelare la salute nostra e altrui con il rispetto stringente di quanto ci è stato indicato dalle autorità sanitarie. Grazie signora, grazie. Grazie a voi, buona domenica. Giornata. Grazie, grazie. Arrivederci. Allora, dovremo avere un collegamento ora con la redazione, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione e dovrebbe esserci la redazione che ci dà qualche aggiornamento sulle notizie di oggi. E vediamo, vedo che si sta preparando Andrea Capitani. Andrea, allora lascio a te la linea, si sta mettendo il microfono. Ecco, scusate, questo è il bello della diretta, vi dico cosa sta succedendo. Eccolo. Ecco Andrea, a te la linea. Ci fa, buongiorno a tutti. Sì, stiamo preparando come di consueto il telegiornale in onda fra poco. Ci sono alcuni aggiornamenti che arrivano dalla regione, infatti il governatore della Liguria Giovanni Toti ha annunciato per domani una nuova ordinanza che sostituirà quella in vigore. Ci stiamo confrontando con gli altri governatori in modo che sia uniforme su ampie zone del paese, ha detto Toti. Con le nuove regole saranno allargati gli spazi per le famiglie e le imprese, verranno consentite alcune lavorazioni propedeutiche alle riaperture previste dal 18 di maggio, quindi c'è attesa per le prossime ore per questa nuova ordinanza, queste nuove regole che riguardano la ripresa di alcune attività. Si parlava nei giornali questa mattina anche della possibilità delle uscite in barca, adesso ad oggi sono limitate 2 persone ad un maggior numero di persone a bordo, pur che siano facenti parte dello stesso nucleo familiare. Parleremo poi del nostro telegiornale del Papa. Questa mattina il Papa Francesco ha presieduto la messa da Casa Santa Marta, ha ricordato la memoria di Santa Luisa de Marillac e ha pregato per le suore vincenziane che gestiscono un dispensario pediatrico proprio in Vaticano. Nell'omelia, e sentiremo poi le sue parole nel servizio, ha affermato che lo Spirito Santo fa crescere la Chiesa, ma dall'altra parte c'è il cattivo spirito che cerca di distruggerla e l'invidia del diavolo che utilizza questo scopo, il potere mondano e i soldi, elementi questi di cui ha messo in guardia i cristiani. Per la fiducia del cristiano, ha detto il Papa, è in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Poi c'è trepidazione a Genova per quanto riguarda l'annuncio, dopo l'annuncio di ieri del nuovo arcivescovo, dell'arcivescovo eletto, che sarà padre Marco Tasca. Ne abbiamo parlato ieri con Monsignor Silvio Grilli, che è il responsabile delle comunicazioni dell'arcidiocesi di Genova e che appunto ha commentato la nomina, facendo anche un po' il bilancio dei 14 anni di attività del cardinale Angelo Bagnasco. E tra i temi che affronteremo, quelli del settore economico, uno in particolare quello delle piscine. I gestori delle piscine in Liguria si sono uniti in un movimento, lanciano un allarme per una ripresa delle attività prevista. Si sta aspettando l'elaborazione di un protocollo da parte delle federazioni sportive, ma sicuramente con il contingentamento degli ingressi si avrà un minore ritorno economico nella gestione delle stesse, per cui è un aggravio dei costi che rischia di mettere in difficoltà le società che gestiscono questi impianti. Parleremo di tutto questo nel nostro telegiornale. Fausto, se non ci sono domande, la linea torna allo studio. Grazie, grazie, grazie Andrea. Allora, tra poco con il nostro notiziario. Cari amici, siamo in conclusione. Vi ricordo gli appuntamenti: tra breve la preghiera della Regina Celi e Rosario dalla Basilica Vaticana, poi alle 12.45 il telegiornale di cui Andrea ci ha dato già una bozza, ci ha detto di che cosa si tratterà. Questo pomeriggio avremo alle 17 la Santa Messa dalla Cappella del Seminario di Chiavari, alle 18, intorno alle 18 un pochino prima, ci ritroveremo per la nostra diretta qua di Telepace con voi. Mentre domani mattina alle 7 la messa di Papa Francesco, come consueto dalla
da casa sua, da casa Santa Marta, e poi alle 10.30 la messa dalla chiesa dalla Basilica dei Fieschi, alle 10.30 per la festa della parrocchia di San Salvatore della Madonna Addolorata. È un modo per essere vicini anche alle comunità che non possono vivere le loro feste in maniera normale, e quindi in qualche modo cerchiamo di supplire con l'aiuto di Telepace. E poi alle 12 avremo la preghiera della Regina Coeli con Papa Francesco in diretta da Roma, e nel pomeriggio alle 16 da Casarza Ligure, ancora nella linea del servire le nostre comunità parrocchiali, avremo il collegamento con la chiesa di San Michele di Casarza Ligure per la festa di Santa Monica celebrata dalla parrocchia, con un momento di preghiera alle 16. Alle 17 dalla cappella del seminario avremo la diretta della Santa Messa presieduta dal nostro vescovo, da Monsignor Alberto Tanasini. Ci ritroveremo poi insieme intorno alle ore 18 domani pomeriggio per la diretta qua di Telepace con voi. Detto questo, cari amici, io vi saluto, vi do l'appuntamento a questo pomeriggio per chi vuole seguire questa trasmissione, e ringrazio Manuel Botto che era in regia quest'oggi, coadiuvato da Monica Negri, e da qualche parte doveva esserci anche Giovanni Castello a lavorare nel settore tecnico, mentre in redazione abbiamo il lavoro di Emanuela Castello e di Andrea Capitani, che avete visto anche in video. Un caro saluto, ora vi lascio alla linea che arriva da Roma per la preghiera del Regina Coeli. Arrivederci da Don Fausto.